godono o non godono i nostri amici street arters dalla arte comasca ufficiale, cioè quella che sappiamo essere, voglio dire, il punto di riferimento. Lo so, penso a Giuliano Collina, ecco, penso a... Cosa dicono di queste opere? Io sarei tentato di dare per larga la volta di non rispondere. No, però... No, però. Per quel che posso capire io, non c'è, diciamo, una contrapposizione tra i singoli artisti e queste forme più esterne. Invece c'è una forte contrapposizione tra i veicoli dell'arte ufficiale e queste forme. I veicoli vuol dire le case d'arte, i musei, anche in parte, a meno come, ma non sempre, perché per esempio abbiamo, già non è così, cioè abbiamo dove il flusso commerciale è così intenso da potersi permettere anche mostre, sulla street art, l'ultima delle quali è scaduta a novembre, quindi è una cosa che si ripete continuamente. In quel caso l'arte, diciamo, ufficiale è amica, giustamente, della street art intesa come sviluppo recente dell'arte. Ma i singoli artisti, per quello che sono, capisco io, non direi che sono, anzi forse invidiano questa straordinaria libertà espressiva e anche tale economia che hanno, perché in realtà questa cosa di esprimersi liberamente io l'ho sempre vista come una specie di secrezione, cioè qualcosa come un esudato che viene su dal sottosuolo della città e che è indistruttibile, ci sarà sempre, perché questo desiderio di esprimersi è qualcosa che se non viene fuori genera pus, infezione e morte. Quindi è qualcosa di strutturale al contesto urbano, non è un episodio così. Ed ha una componente artistica che un artista con l'aso ufficiale dentro in questo modo non può non vedere. No, anche qui, se posso aggiungere una piccola notazione storica assolutamente autentica. Allora, negli artisti, tra virgolette, importanti di Como, c'è un pezzo di questa storia. Perché vorrei ricordare che nel 1969 a Como ci fu la prima grande, non la prima in assoluto, ma la prima grande manifestazione di arte di strada, che allora non si chiamava street art e che era una cosa diversa, che fu Campo Urbano. E quella manifestazione nel settembre del 1969, chi ha la mia età ha avuto la fortuna di vederla dal vivo, io me la ricordo benissimo, perché ci siamo divertiti per un'intera domenica, io ero un ragazzino ovviamente, però quella cosa, che fu appunto una manifestazione di teatro di strada, di arte di strada, di improvvisazioni eccetera eccetera, che vide all'opera una ventina circa di autori tra Como e Milano, che andavano da Rico Parisi, altro artista tra virgolette ufficiale, a Bruno Munari, artista anche lui, come dire, arrivato ma nato nell'avanguardia, anzi quasi uno dei pochi surrealisti italiani eccetera eccetera eccetera, da oramai, ma c'era di tutto. Fu inventata, secondo la leggenda,
intorno al letto d'ospedale in cui giaceva Luciano Caramel per un intervento di appendicite, da lui e da Giuliano Collina, che poi quando nel 2019, quando è stato festeggiato l'anniversario di questa cosa, se la ricordava un po' sì e un po' no, diciamo così, però cioè, ci aveva messo del suo. Quindi, e in quell'occasione, nello sconcerto generale, perché poi il comune che l'avrebbe dovuta finanziare, alla fine si ritirò perché questa cosa suscitò molte polemiche, però tanto perché si capisca che anche i graffitari, come si chiamano, hanno una genealogia, hanno una storia nobile alle spalle. Il grande artista Bai dipinse in tre colori, per protesta, la piazza del Duomo, bianca, rossa e verde, con la scritta colpo di Stato. Eravamo nel 69. Non molte settimane dopo sarebbe successa la strage di Piazza Fontana. Quindi l'artista non aveva visto così centrato quello che stava succedendo, e la dipinse con la vernice, neanche lavabile, cioè ci spiegarono un po'. Ah, beh, allora forse non c'era neanche la vernice lavabile, però voglio dire, non c'entra con la, cioè è una genealogia, ma una genealogia molto tortuosa, e infatti questo libro non parla di quella cosa, che è una storia diversa, eccetera eccetera. Però insomma, anche chi scrive adesso sulla provincia, per intenderci, da giovane è stato per strada, ecco, mi viene da dire. Ma io vorrei dire un paio di cose, tanto sono finite tutte in prescrizione.